Ragazzi, guardate, c'è un nuovo arrivo. Ciao, mammoletta, benvenuto all'inferno. Che ti è successo? Il tuo avvocato ti ha fottuto. Nemmeno Gesù Cristo riesce a salvarti dagli avvocati. Con quella faccia non resiste un giorno. Chiudi la cella numero 6. Niente fa più felice la gente che vedere un avvocato finire in galera. In fondo è una reazione comprensibile. Gli avvocati rappresentano la vittoria della logica sul senso di giustizia. È facile non avere più fiducia in un sistema in cui i più forti calpestano i più deboli. Credetemi, lo so bene. Tutto è cominciato il giorno di martedì grasso. Era una brutta serata per me. Mi ero appena confrontato con la mia coscienza. E la prima impressione era stata tutt'altro che buona. L'ombra del bastardo non si dileguava. Ho studiato alla facoltà di legge. Una delle prime cose che ti insegnano lì è che la moralità è un lusso privato. Mio padre diceva che lo studio del diritto doveva essere sostenuto dalla certezza che la legge suprema è la verità. Il giudice Benny, per favore. Lawson Russell. Gli dica che è urgente. Spero che sia davvero urgente. La ragazza era pronta a baciarmelo, Lawson. Vede, signore, c'è un problema. Intendo rinunciare alla difesa dell'imputato. Ma sei ubriaco? Del tutto sobrio. Hai già informato il tuo cliente? Sì. E qual è stata la sua reazione? Era molto dispiaciuto. Mi sembra comprensibile. Hai pensato all'effetto che avrà sulla giuria? La tua linea di difesa era vincente, lo sai. Come ti è venuto in mente di fare una cazzata del genere? Tu stai commettendo un errore madornale, non lo capisci, ragazzo? So di non poter curare adeguatamente gli interessi del mio cliente a questo punto. Ho il dovere di rinunciare al mio mandato. Alle 8 l'atto di rinuncia sarà sulla sua scrivania. E io alle 10, dopo averlo stracciato, ti aspetterò nel mio ufficio. Giudice. Che
figlio di puttana. Il tuo avvocato ti molla, Thurman. Perché non mi hai chiamato? Sì, era un errore. Certamente. Che equivaleva ad un suicidio professionale. Il mio cliente era Thurman Parks III. Faceva parte della mia vita. Suo padre era stato sindaco di New Orleans e mordeva come un cane rabbioso. Thurman era anche più cattivo. Lo processavano con l'accusa di aver stuprato e ucciso una ballerina di Lafayette. L'assassino l'aveva soffocata infilandogli in gola le sue stesse mutandine. Adoro i giurati, sono tutti uguali. Arrivano credendo di dover valutare se l'imputato è colpevole o innocente e alla fine votano a favore del difensore più in gamba. Così li ho costretti a guardare quella foto tante volte da perderne il senso. E la cosa funzionava. Accidenti. Devo dire che sei proprio bravo. Hai dato uno sguardo alle domande che ti farò domani? Le ho già imparate a memoria. Mi sembra che abbiamo vinto, che ne pensi? Oh, ci puoi scommettere le chiappe? Gliel'avevo detto a quella puttana che mi facevano uscire. La giornalista. Hai capito quale? Ho capito. Lo so di chi parli. Avevo sempre saputo che Thurman era colpevole, ma lavorando per lui avevo imparato a non pensarci. Dovevo essere imparziale, obiettivo, distaccato. Allora non lo sapevo, ma quell'improvvisa presa di coscienza mi aveva salvato la vita. È colpevole, sì, e le prove le ho fornite io. Non volevo dire questo. Sono basati su prove e qua interventi in piazza. Cerca di ribaltare la logica. No, state parlando a barbera. Basta, scusi. Wally, lui sa bene che quel bastardo è colpevole e non ammetterà mai che le prove sono state occultate. Sei stato un campione di football, Billy Ray. Hai avuto molto successo con le ragazze, ma credo di doverti chiarire la situazione. Non vorrai metterti in competizione con me, vero? No, giudice. Allora lasciaci. Ora non darmi lezioni di morale, lo sono, è inutile a questo punto. Se vuoi mandare al diavolo Thurman e con lui anche me, non ci sarà futuro per te in questo stato. Ti impedirò di esercitare la professione con qualunque mezzo. E tu sai che posso farlo, vero? Ora vai in aula e porta a termine il processo. Attenzione, attenzione. Oggi questa corte si riunisce per la nona udienza. Alzatevi in piedi. Entra il giudice Wally Bennett. Avevo difeso tanti malfattori nella mia carriera. Ero riuscito a farli assolvere senza la minima esitazione. Lo dice la legge che un uomo è innocente finché non si prova il contrario. E contro un imputato pieno di soldi le prove non si trovano facilmente. Avvocato Russell, è pronto a continuare? Bisogna essere ricchi per farla franca con un omicidio e Thurman era vergognosamente ricco. Avvocato Russell, mi dica, è pronto a continuare? Forse è vero che ho agito in nome di una legge superiore, ma è anche vero che in quel momento lui non avrebbe dovuto sorridere. Avvocato Russell, allora, è pronto a continuare? Sì, giudice. Sono pronto. La difesa chiama l'imputato Thurman Parks III. Thank you.
Giuri di dire la verità e nient'altro che la verità. Lo giuro. German, dica alla corte dove si trovava la sera del 17 giugno. Ero al Silver Garter Dance Club. Dove ha offerto un paio di drink a Ginny Broussard? Un drink. Un drink. Di cosa parlaste? Lo so che non era preparato a questa domanda, ma forse la giuria vorrà saperlo. Vuole dire alla giuria di che cosa avete parlato? Beh, ecco, noi abbiamo parlato di football. Di football? Prima che la ragazza si sedesse nuda sulle sue ginocchia? Avvocato Lawson, si avvicini, per favore. Ne avete parlato prima che lei decidesse di portarla in macchina sulla riva del fiume e di spingerla su quel terrapieno? Adesso basta, avvocato Lawson, la richiamo all'ordine. Con il preciso scopo di denudarla, sodomizzarla e strangolarla. Lei è espulso dall'aula. Guardia! Eh? Guardia, presto, faccia uscire immediatamente l'avvocato Russell da quest'aula. Ginny non avrà avuto una conversazione brillante con le mutandine infilate in gola. Lo faccia uscire subito dall'aula! L'avvocato Russell venga scortato fuori da quest'aula e trattenuto in stato d'arresto per mio ordine. La giuria non tenga conto delle avventate affermazioni del difensore. Il processo fu dichiarato nullo e Thurman Park III revocò il mio mandato. Poco male, non lo potevo sopportare quell'uomo. Ma la conseguenza più grave fu la mia radiazione dall'albo. Mi sentivo come un uomo ricoverato in ospedale che, dopo aver subito per errore l'amputazione della gamba sana, finisce per essere privato di tutte e due le gambe. Il tribunale si pronunciava a favore del chirurgo. E io non avevo nessun sostegno per alzarmi in piedi. A seguito dell'esame degli atti, la Corte Suprema della Louisiana dispone la radiazione del signor Lawson Russell dall'albo degli avvocati. E quindi gli vieta l'esercizio della professione forense per tutta la vita. Ma ho commesso un errore. Dovevo assumere uno di quei famosi colleghi soci del country club. Nessuno di loro ti avrebbe mai difeso. Oh, è vero. Lawson, hai idea di quante donne hanno subito stupri o gravi molestie in questo paese? Una su 12. E sai quanti uomini che hanno ucciso una donna vengono portati davanti al giudice? Uno su 3. Allora quello che ho fatto è lodevole, secondo te? Mm-hmm. Ci sarà un altro processo, Pop. E lui non finirà mai in galera? Già, io ho rovinato la mia carriera senza ragione. No, questo non è vero. Lo hai fatto in nome di quel principio etico fondamentale che mira a proteggere gli innocenti e a punire i colpevoli. Tuo padre sarebbe stato fiero di te. E perché mai? Ho violato la legge. Non ho rispettato i miei doveri professionali. Ho rovinato la mia vita. La tua vita continua. Ti hanno tolto la carriera, non le palle, Lawson. Puoi fare ancora molte cose se vuoi. Cercano un cameriere al country club. Dai, smettila di scherzare. Io parlo sul serio. Che cosa pensi di fare? Non vorrai chiuderti qui dentro al buio? Me ne vado in Florida, a Key West. Mio padre aveva una casa che è ancora lì. Potrei provare a scrivere un romanzo. Valgo quanto John Grisham, forse di più. Lawson, dimmi se posso fare qualcosa. Puoi stenderti sulla scrivania con me? Ma che c'è da ridere? Vedi, queste cose si chiedono con molta delicatezza. Ah, non sai quello che perdi. Io sono il massimo.
L'orgoglio deve opporsi alla distruzione. Soltanto gli spiriti fieri non possono cadere. Dovevi dirmelo prima. Ormai sono già caduto. Questa è solo una tua idea. Per me non sei affatto caduto. Nelle isole della Florida da più di un anno ormai. E invece di scrivere il mio libro, guadagnavo qualche soldo portando a pesca gli appassionati. Ma non avevo molti clienti. Signor Russell, siete. Buongiorno. Il mio nome è Marro. Abbiamo parlato al telefono poco fa. Ah, sì, certo. Piacere di conoscerla, signor Marro. Piacere mio. Allora, le interessa la pesca, vero? È per questo che adesso sono qui. Ah, bene! Salti a bordo! Signor Marlo, questo è il posto per lei. Ah, sì. Direi che è veramente bello. Quanto tempo si trattiene a Key West, signore? Forse per sempre. Sono venuto a vivere qui. Ho appena lasciato l'insegnamento e sono pensionato. Vede, mia moglie è morta e sono solo. Non abbiamo avuto figli e questi luoghi mi hanno sempre affascinato. C'è il vecchio e il mare in quest'aria. Ecco la sua canna, signore. Ci siamo. È arrivato il momento della verità. E ora la corrente ci porta su quei fondali bassi. Getti l'amo da quella parte e il mare la sospingerà verso i fondali. Ho capito, bene. Giri il mulinello. Mi sembra di essere un vero pescatore. C'era qualcosa di inquietante in Marlo. Qualcosa che non riuscivo ad afferrare. Non sapevo di essere faccia a faccia con il mio destino. Chucky! Un Bacardi, per favore. Ricevuto. E un Daiquiri per me, per cortesia. La passione di Eve. Ah, mio padre portava un orologio da taschino, molto raffinato. Ah, sì, veramente questo ha qualcosa di speciale. Ascolti. Ma è fantastico. Ecco qui, signora. Oh, che Dio ti benedica. Finalmente. Bene. Allora, alle nuove amicizie. Salute. Salute. È veramente squisito. Ha sempre fatto l'istruttore di pesca, signor Russ? No. È soltanto un hobby per me. Sto scrivendo un romanzo. Davvero? Sì. Una cosa magnifica. Però prima facevo l'avvocato. Ah, misericordia. E un giorno ha preferito smettere. Sì, più o meno. Lo sa che il numero dei laureati in legge è superiore alle richieste del mercato? Ne è certo. È dimostrato. Per ogni ingegnere che esce dall'università ci sono ben 50 laureati in legge. E lo scorso anno abbiamo avuto una spesa di 25 miliardi di dollari per cause inutili. È proprio un'assurdità. Sono dei veri parassiti. Delle voraci sanguisughe. Per me è così. Mi sembra di capire che gli avvocati non le piacciono affatto. E se non ci fossero gli avvocati, ragazzo mio, non ci sarebbero più le cause. Continuiamo a bere e a parlare fino a tardi. Non lo crede anche lei. Non ne ho mai dubbi. Marlo era straordinario. Abbasso gli avvocati. Le cause. Da più di un anno non mi divertivo tanto con i vestiti addosso. Merito tuo.
Buonanotte, Andrea. Buonanotte. Nonostante tutto, mi fece piacere allontanarmi da lui. Il suo odio viscerale verso gli avvocati mi dava un senso di malessere, una sensazione di ansia, di nausea, provocata da un'oscura intuizione. No, non ho intenzione di vendere la casa in città, era di mio padre. Vendi i titoli che sono rimasti. Sì, il libro procede bene, Harry. Voglio sapere una cosa adesso. Quanto ti devo per il tuo aiuto? D'accordo, vendi i titoli. Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è addio. Dovevo trovare una fonte di reddito mentre portavo avanti quel maledetto libro da oltre un anno. Accidenti, è dura scrivere. Chris! Ciao ragazzo, se disturbo devi dirmelo. No, no, figurati, entra pure. Prego. Ti ringrazio. Devo assolutamente parlarti, per questo sono qui. Ti dispiace se mi siedo per qualche minuto? No, accomodati. Tante grazie. Sì. Ti senti bene? Sì, sto bene. È soltanto il caldo. Posso avere un bicchiere d'acqua, per favore? Sì, sì, certo. Ti ringrazio. La nostra conversazione di ieri è stata illuminante per me. E ho capito che dovevo venire qui a parlarti. Ah, grazie. Ho portato una cosa per te. Oh. È là dentro. Ah, sto meglio ora. E quello è un romanzo. Mm. Il primo che ho scritto. È un romanzo? Sì. L'ho finito da poco. Non ho avuto il coraggio di dire a nessuno che lo stavo scrivendo. Avrei piacere che lo leggessi e mi dicessi le tue impressioni. Non sono un esperto io. Oh, non è vero. Credo proprio che in questo caso tu lo sia. Si parla di avvocati. Va bene, lo leggo. Ah, grazie. Ma voglio un parere sincero. Puoi contarci. Bene. Allora adesso... Accidenti. Oh, grazie, ragazzi. Se hai ancora bisogno di riposarti, puoi rimanere. No, grazie, sto bene. Comunque mi troverai al pub più tardi se vuoi parlarmi. E ricordati che questo lo puoi leggere con calma. Non c'è fretta. Per darmi il tuo parere devi digerirlo bene. Ah, d'accordo. Grazie infinite. Oh, ti apro la porta. Dio santo, che caldo. Fatti coraggio. Allora buona lettura, amico mio. Una strage di corvi. Sulla pagina seguente c'era una frase di Shakespeare. Per prima cosa uccidiamo tutti gli avvocati. E il libro parlava in particolare di 5 avvocati, tutti penalisti dalle parcelle salate, che lavoravano in grandi città degli stati del sud e difendevano loschi imputati sicuramente colpevoli, riuscendo sempre a salvarli dalle severe condanne che avrebbero meritato. Tra i personaggi c'era anche un giustiziere che, invece di inseguire i colpevoli assolti, aveva deciso di eliminare uno ad uno i loro difensori. Ogni omicidio era abilmente celato dietro un apparente suicidio, un incidente o una rapina degenerata. Lo scrittore riusciva a creare un'atmosfera di costante tensione. E quel titolo, volutamente ambiguo, una strage di corvi, poteva essere inteso come eliminazione di un nugolo di corvi, ma anche come strage compiuta da uno o più corvi che colpiscono spietatamente chiunque minacci l'intero gruppo. Quel romanzo era semplicemente straordinario. Accidenti. Ehi, Chucky! Ciao, Loso. Senti, ricordi quel vecchio che era con me ieri sera? Certo. Oggi si è fatto vedere? Sì, è venuto qualche ora fa. Ha detto che non stava bene ed è andato via. Ok, grazie.
Ho capito. Si era trasferito qui da poco tempo. Senta, mi scusi. Ricevuto, grazie. Sì, dica. Mi scusi, agente, è successo qualcosa? Abita in questa pensione? No, sono venuto a trovare un amico. Cos'è successo? Sembra che un uomo anziano abbia avuto un infarto. Non si chiama Marlowe, spero. La pattuglia 11 è richiamata in centrale. Sì, si chiama Marlowe. È proprio lui. E si è ripreso? No, non c'è stato niente da fare. È morto. È incredibile, ho parlato con lui nel pomeriggio. Sì, capisco bene il suo stato d'animo. Lo conosceva da molto tempo? No, è venuto a pesca con me per la prima volta ieri. So che era appena arrivato qui. Già, così mi ha detto. E poi ecco, oltre a questo io so che faceva l'insegnante. Era andato in pensione e si era trasferito qui. Sai dove lavorava prima? No, questo non me l'ha detto. Secondo la padrona di casa, lui dichiarava di non avere una famiglia. È vero, credo che sua moglie sia morta recentemente. Lei non immagina quante volte finisce in questo modo. Quando uno dei due coniugi muore, l'altro spesso lo segue nel giro di un anno. Sa se ci sarà un funerale? No, probabilmente verrà cremato domattina. Può accendere un cero nella chiesa di St. Andrews. D'accordo, grazie. Si figuri. Oh, dimenticavo, deve scusarmi, detective. Lei è detective... Gate. Che ne faranno delle cose che ha lasciato? Visto che non c'è un testamento e che non ci sono parenti prossimi, tutti i suoi beni andranno allo Stato. Perché? Sa qualcosa che può interessarci? No. Era solo una curiosità. Capisco. Coordinamento accettato. La pattuglia 11 non ha risposto alla nostra chiamata. Buonanotte. Buonanotte. Avevo spedito una copia dell'originale a 5 case editrici e la prima a chiamarmi fu la Devry. Avevo appuntamento con il proprietario. Janine Devry. Lawson Russell. Avevo capito che apprezzavano il libro, ma non mi aspettavo un'accoglienza del genere. È un libro splendido. Devo congratularmi con l'autore. Non ero mai stato trattato così bene, nemmeno da qualche cliente disperato. Grazie, è un vero piacere. Grazie. Felice di non bisogna sottovalutare la potenza dell'arte. La prendo, grazie. Il New York Times elogia il libro come un grande atto di accusa contro i mali della giustizia penale. Forse la migliore proposta letteraria dell'anno. Il signor Russell appare sulla scena come una stella di prima grandezza. Vai fuori qualche avvocato e è subito successo. Hai superato il traguardo. Conquistati? Credimi, questo è soltanto l'inizio. Ti assicuro che presto sarai molto ricco. Ecco, non è facile credere che sia vero. No, sembra un miracolo.
Lo sapevo che il libro non avrebbe avuto successo. Davvero? E come mai ne eri così sicura? Mi hai citato. Don, c'è qualche messaggio per me? Non è proprio il massimo. Ma questa è casa mia. È molto bella. Molto intima. Papà l'ha costruita per me. È la prova che ti voleva bene. Ah, oh, certo. Molto bene. Mi ha sempre dato tutto quello che desideravo. Sei davvero fortunata. Ci sono 15 camere da letto. Sono certo che bastano. Il libro entrò fra i best seller del New York Times al sesto posto e Janine lo fece ristampare due volte. Fu duramente criticato e condannato dalle associazioni degli avvocati, ma io non me ne preoccupai minimamente. Ero troppo preso dal mio successo. Come ti chiami? Cliff. Ah, con due F. Dubos. Dubos? Sì, D-U-B-O-S-E. È chiaro, capito. È un libro splendido, amico. Grazie. Mi piace molto. No, vediamo. Ciao, Cliff. Con simpatia. Carina. Che poetica. Salve. Salve. Come ti chiami? Metti una dedica a Jenny. Jenny? Ah, l'ho trovato meraviglioso. Non vedo l'ora di leggere il prossimo. Anch'io. Quando puoi, grazie. Ti devo parlare dei miei progetti. Ho guadagnato tanto grazie a te e voglio farti diventare più ricco. Come va, Loso? Pop! Che cosa ci fai tu qui? Sai, un mio amico ha scritto questo libro e sono venuta a chiedergli se posso avere il suo autore. Ah, ti presento il mio editore, Janine Devry, Elizabeth Pope. Piacere, lieta di conoscerti. Elizabeth è un avvocato penalista. Scusate. Sono felice di vederti. Sì, anch'io. Stai proprio bene. Grazie. Spero che ti piaccia. L'ho trovato interessante. Lo hai già letto? Sì. E non ti è piaciuto? Mi è sembrato un po' oscuro. Lo è. Non immaginavo che tu potessi scrivere una cosa del genere. Ho avuto come l'impressione che non fosse coerente con la tua personalità. Ti ho sorpreso di nuovo. Ho soltanto detto che non mi aspettavo da te un libro come questo. Devo farti le mie congratulazioni. Sono rimasta molto colpita. Tieni, grazie. Beh, ti auguro buona fortuna. Grazie. Lieta di averla conosciuta. Lei, grazie. Cerchiamo di vederci. Ma certo, presto.
Mentre si allontanava, sentivo di aver perduto l'unico aspetto positivo della mia vita. Se qualcuno avesse scoperto quello che avevo fatto, non ci sarebbe mai stato un secondo libro. Ero un truffatore. Che cosa vedono i miei occhi? Un avvocato con le mani nelle proprie tasche. Oh, l'avevo dimenticato, non sei più un avvocato ormai. Sei diventato uno scrittore famoso. Non mi dire che è troppo tardi per avere un autografo. Accidenti. Ho comprato una copia del tuo romanzo come tutti gli altri. Thurman, chi è che ti ha fatto uscire dalla gabbia? Oh, non te l'hanno detto? Sono un uomo libero, assolto e rilasciato. L'America è grande, vero? Beh, in quale altro posto del mondo un avvocato che è stato radiato, un pezzo di merda pieno di boria, potrebbe andarsene in giro con una Rolls Royce? Hai intenzione di aggredirmi? Oh no, che dico? Tu sei violento solo con le donne. Questo ti succede perché non sei capace di averle in modo normale? Non mi ricordo, aiutami. Ridi finché puoi, faccia di merda. Ma se fossi in te comincerei ad avere paura. Vedi, Thurman, nella scala evolutiva delle creature umane più spregevoli di questo pianeta, tu rappresenti il fondo. Difendendoti ho avuto una vera illuminazione, perché ho capito che non potevo cadere più in basso di così ormai. Come sei gentile. Salve, piccolo. È lui il tuo nuovo stallone? Oh. Il vostro sguardo dice di sì. Allora, è meglio che vi lasci da soli. Buonanotte. Oh. Ah, Wilson, non ti dimenticare di frustare. Eh? Lo conosci? Vieni via con me. No, grazie. Vado a piedi. Bentornato, detective. Grazie. Come stai, Cliff? Peggio di prima. Al diavolo. Dubois. Ah, sei tu. No, arrivo in ufficio in questo momento. Ah, la Giamaica è magnifica, amico. Già, l'ho trovata così bella che ho comprato un terreno laggiù. Esatto, per quando andrò in pensione. E visto che siamo in argomento, do le dimissioni. Sei a casa, sta tranquillo. Bene, sono ancora tutti vivi. Tra poco andremo a vivere su quell'isola e avrai pesce fresco tutti i giorni. Ti sentirai in paradiso. Oh,
Come mai sei qui, Cliff? Non riesci a dormire? Io riesco a dormire e a farmi sempre i cazzi miei. Ho appena finito di programmare. Chiudi quella bocca di merda. Lavori tu al computer? Sì. Siediti. Vuoi accedere agli archivi dei dipartimenti di polizia di altri stati? Sì, signore. Anche ai documenti relativi alla professione delle vittime? Sì, digita signore. Digita la parola avvocato. Avvocato? Esatto, avvocato. Comincia dal Mississippi, lo stato. Guarda che DS ce ne vogliono 4. Eccolo, venite. Lawson Russell? Sì, perché? Sono il fottuto sbirro del suo libro. Ehi! Ehi! Prendi la sua patente. Sì. Ma che diavolo volete? La portiamo a casa nostra. Di cosa mi accusate? Di arroganza. Andiamo. Vai. Sali in macchina. Attento alla testa. Beh. Leggetegli i diritti e allacciategli la cintura di sicurezza. Sapevo cosa volessero da me, ma avendo la coscienza sporca, mi aspettavo il peggio. Grazie. Guarda chi c'è, Billy Ray. Ciao, Lawson. Credo che tu conosca il detective DuBois. Già, gli ho offerto una mentina per rinfrescarsi l'alito. Mi vuoi dire che volete da me? Non vorrei. Ma lo devo fare. Il problema è il tuo libro, Lawson. Per quale motivo? Vedi, sembra che sia tutto vero. Come? Quei fatti sono veri. I 5 omicidi sono realmente accaduti come tu li descrivi nel tuo libro, nei minimi dettagli. Tutte le vittime erano avvocati. Ufficialmente morti in un incidente o per suicidio, ad eccezione del primo caso, che sembrava collegato a una tentata rapina. E inoltre, tutti gli omicidi avrebbero lo stesso movente. Ognuna delle 5 vittime aveva appena fatto assolvere un cliente, diciamo, poco raccomandabile, come tu hai descritto nel tuo libro. Non è possibile. Deve essere semplicemente una coincidenza. Credo proprio che non sia così. Vedi, non abbiamo a che fare con semplici analogie, Lawson. Ma con particolari chiaramente identici negli omicidi in questione. Particolari mai rivelati alla stampa. Sto parlando di minuti dettagli, amico. Per esempio, il colore di una macchina. Si tratta di cose che soltanto le vittime oppure l'assassino possono sapere. Quindi devo farti una domanda. Qual è la fonte che ti ha fornito le informazioni per il tuo libro? Avevo le gambe intorpidite e respiravo a fatica. Ero stato così previdente da distruggere l'unica prova che il libro non l'avevo scritto io. Naturalmente dobbiamo considerare anche la possibilità che nessuno le abbia fornito i dettagli di questi omicidi. Non possiamo escludere l'ipotesi che un avvocato radiato dall'ordine e pieno di rancore verso un sistema che l'ha emarginato si sia voluto vendicare su quei colleghi che si erano rifiutati di compiere il suo stesso sacrificio. Nessuno le doveva fornire i dettagli perché lei era presente, signor Russell. Ha ucciso lei quegli uomini.
Lei sta dando i numeri. Perché mi ha mandato il suo libro? Che cosa? Non è la sua scrittura questa? Lei non è resistito alla tentazione di far conoscere al mondo la sua impresa. È inutile compiere il delitto perfetto se poi nessuno viene a saperlo. Ha trascritto tutto lì sopra, nei minimi particolari, non è vero? E ne ha spedito una copia all'unica persona che era in grado di capire, il detective che aveva seguito il primo caso. Avvocato, lei mi ha mandato quel libro perché voleva che l'arrestassi. Non è così? Io vorrei trovarmi un avvocato. Non ti sarà molto facile. Grazie di essere venuta. Ma che diavolo sta succedendo, Lawson? Sono vittima di un equivoco. Sei sospettato di aver ideato e commesso 5 omicidi. Sì, ma ti ripeto che si tratta di un errore. No, non c'è nessun errore. Questo è l'elenco delle vittime. Sono state uccise esattamente come descritto nel tuo libro. Io non ho ucciso nessuno, posso giurartelo. Allora dovrai spiegare come ti sei procurato tutte le informazioni. Mi hanno già incriminato. Non ancora, vogliono prima sentire la tua versione dei fatti. Non li potrò mai convincere. Prova a convincere me, allora. Qual è la mia situazione? Sei su una strada senza uscita. Puoi solo collaborare, spiegando come hai appreso quei fatti. La legge non ammette reticenze che proteggano persone coinvolte in gravi reati. E tu lo dovresti sapere bene. Ti accuseranno di ostacolo alla giustizia, di occultamento di prove, di complicità grave e possono perfino arrivare ad incriminarti per concorso in omicidio. Finirai in galera, Lawson. D'accordo, d'accordo. Di che ho bisogno di tempo. Devo preparare con l'aiuto del mio avvocato una dichiarazione. Di che sono pronto a collaborare nel modo più completo e anche a rivelare il nome della mia fonte, ma non devono trattenermi qui. Lawson. Pope, per favore, fa come ti dico. E va bene. Quell'uomo è colpevole. Come fai a saperlo? Guarda, adesso si volta. Chi è colpevole uscendo si volta. Dubose, ascolta, la lepre è qui attorno. Preparatevi a sciogliere i cani. Il vecchio mio, fammi avere un mandato di perquisizione. Posso provare a chiederlo al giudice? Sei soddisfatto? Assolutamente incredibile. Ma era vero. Ogni omicidio descritto nel libro corrispondeva a un fatto reale. Per dirla volgarmente, qualcuno mi aveva fottuto. Non è mio quel libro. Cosa hai detto? Non l'ho scritto io quel libro. L'ho avuto da un vecchio che ho conosciuto a Key West. Mi ha dato il manoscritto perché lo leggessi. E poco dopo è morto di infarto. Ho ceduto alla tentazione di metterci il mio nome e poi inviarlo a qualche editore. E così. Ti aspetti che io creda la tua storia? No, no, non mi aspetto questo. Però è la verità. L'hai detto tu stessa che leggendolo non ti sembrava scritto da me. Ho solo commesso un plagio, ma non ho ucciso nessuno. E dov'è ora il manoscritto di quel vecchio? L'ho bruciato. Magnifico. Senti, quindi sarebbe quel vecchio di Key West il vero assassino. È questo che vuoi dirmi? Sì, probabilmente. Se non è lui, doveva conoscere l'assassino. Non dirmi che non mi credi. Non so più che cosa credere. Cosa stai facendo? Penso sia meglio che tu non mi dica una sola parola di più. Ma sei protetta dal segreto professionale. No, Lawson, non è esatto. Io non accetto di assumere la tua difesa. Oh, Pope.
Farai bene a rivolgerti a un altro avvocato. No, per favore, un momento, lasciami parlare. È inutile, scusami, Luso. Ho bisogno del tuo aiuto. In passato avrei accettato di fare qualunque cosa per te. Ma adesso non so più chi sei veramente, Luso. Non ti posso dare il mio aiuto. Temo che nessuno ti possa aiutare. Pop! I tuoi genitori saranno fieri di te. Molto spiritoso. C'è niente qui dentro. Cerca qualcuno? Guardiamo di una questa squadra. Ehi! Che diavolo sta succedendo qui? Questo le potrà spiegare tutto, avvocato. Ho una domanda da fare a un uomo che è esperto di procedura. Vuole collaborare o no? Perché se non vuole farlo... Certo che voglio collaborare. Tanto meglio. Ehi, ragazzi! Il signor Russell ci ha appena dato il permesso di procedere senza troppi scrupoli. Continuate! Qualcosa da bere, detective? No, non bevo mai in servizio. Mi distende i nervi. Vede, Russell, io la ammiro in fondo. Già, ha avuto un'idea straordinaria. Eliminare la feccia che infestava i tribunali e faceva assolvere dei delinquenti che sono solo capaci di inquinare la società umana. La sua è stata un'idea maledettamente geniale. Ma sfortunatamente è contro la legge, lo sa. Ah, il suo libro mi è piaciuto. È come una fogna a cielo aperto. Mi ha particolarmente affascinato quel richiamo all'idea dei corvi. La parola esatta forse è analogia. Un paragone con degli uccelli molto intelligenti. Guardinghi, onnivori. Sono anche molto protettivi l'uno verso l'altro. La loro specie è vincente. Lo sai che sono sempre più numerosi qui da noi? Proprio come gli avvocati. Forse dovevo dire metafora. O similitudine, comunque sia. Una volta mi ha fatto a pezzi come testimone. Se lo ricorda, vero? Vagamente. Lei vuole sempre fare bella figura. Deve essere un tratto genetico della sua professione, come le parcelle salate. E poi gli avvocati adorano attaccare la polizia. Vi rende felici. Quei cosiddetti esperti che portate in tribunale guadagnano 10 volte più di noi per vanificare i risultati del nostro lavoro. Mentre noi, spremuti e sottopagati, siamo continuamente messi alla sbarra, proprio come dei criminali. Alcuni lo meritano. La nostra polizia ha un elevato tasso di criminalità. Ora sta usando un tono offensivo. Lo fa anche lei. La differenza fra noi due è che io me lo impongo, mentre a lei viene naturale. Vede, io ho seguito il processo Parks. Il giovane Thurman era colpevole. Come mai ha mollato la sua difesa in quel modo? Gli ha sbattuto in faccia la verità. Ci sono troppi maniaci. Oh, era una cosa di valore, eh? Tenente, ho qualcosa da farle vedere. Ah,
Ah, interessante. Le ho trovate in cucina, nascoste in un cassetto. Bene, bene. Ma che bella sorpresa. Conosceva tutti i dettagli, perché faceva queste fotografie? Ma non è mia quella roba. È la prima volta che la vedo, deve credere. Ah, le devo credere? Allora, non posso arrestarla, che peccato. Un attimo, ascolti, è una manovra per incastrarmi. Comunque, per sicurezza, mani al muro. È arrivato il momento che mi piace di più. Lawson Russell, lei è in arresto per 5 accuse di un... Quella dannata lepre ci è sfuggita! Ripeto, la lepre ci è sfuggita! Sentiamo come è una storia incredibile. La polizia di New Orleans è attualmente sulle tracce di Lawson Russell in relazione agli omicidi di 5 noti avvocati che sono minutamente descritti nel suo libro Una strage di corpi. Che cosa commovente. Il signor Russell è sfuggito all'arresto nel primo pomeriggio e al momento è a piede libero. Oh, vieni da me, bamboletta. Adesso giochiamo all'evaso che incontra la moglie della guardia. Brava. Signora De Vries, sapeva che una strage di corpi era basato su eventi reali? No, e per me è stato un vero shock. Quale sarà ora l'atteggiamento della casa editrice? Ovviamente noi della De Vries vogliamo che sia fatta giustizia. Ci auguriamo che la polizia fermi al più presto quel folle e che gli faccia pagare a caro prezzo i crimini che ha commesso. Allora com'è andata? Magnificamente. Questo libro è diventato una miniera d'oro ormai. Mio padre credeva nella legge. Per lui era l'opera più importante dell'uomo nella ricerca della giustizia. E un po' di giustizia, diceva, è quello che ci aspettiamo dalla vita. Quando entrai all'università di Yale, mi dette 3 consigli. Se vuoi bene a una persona, glielo devi dire. Non ti prendere mai meriti o colpe che non ti spettano e di sempre la verità. È più facile da ricordare. Se non fosse morto, lo avrei deluso. Salve. Salve. Vorrei notizie degli effetti personali di un uomo morto qui a Key West all'inizio dell'anno. Va bene, come si chiamava? Ah, di cognome Marlowe, Christopher Marlowe. La data della morte? Il 3 marzo scorso. Non trovo nessun Marlowe, è proprio certo che sia morto qui? Certissimo. Purtroppo quel nome qui non risulta. Eppure dovrebbe risultare. Se è deceduto in questa contea, dovremmo avere un certificato di morte. Conosce il nome del suo medico curante? No, non conosco il suo medico, ma ho parlato con un detective del vostro dipartimento di polizia. Il detective Goethe. Goethe? Strano. Il nome dello scrittore tedesco. Scusi, io non credo che esista un detective Goethe in servizio qui. Ma forse è in un'altra contea. Non era in un'altra contea. Era in un'altra dimensione. Dovevo riordinare le idee. C'era qualcosa che mi sfuggiva. Christopher Marlowe era il drammaturgo inglese che si ispirò alla leggenda medievale di Faust, l'uomo che aveva venduto l'anima al diavolo. Goethe, ovviamente, era il poeta tedesco il cui capolavoro, il Faust, costituiva la più famosa versione della leggenda. Ero stato tentato dal diavolo, è chiaro. E gli avevo venduto la mia anima con annessi e connessi. Accidenti. Thank you.
Voto 14, squadra 1. È stato qui. Salve. Lei è la signora Evans? Sì. Ispettore Harrison, del Dipartimento di Giustizia, posso entrare? Ho fatto qualcosa che non dovevo. No, vede, sto indagando su un uomo che alloggiava nella sua pensione nel marzo di quest'anno. Un certo Christopher Marlowe. Occhiali, bastone per camminare e accento inglese. Certo, il signor Marlowe, lo ricordo benissimo. Cosa ha fatto, scusi? È una questione riservata, mi dispiace. Quanto tempo è stato da lei? Più o meno una settimana. E sembrava un uomo molto per bene. Pagava in contanti. Le ha lasciato un recapito per caso? No. Quando alloggiava qui ha incontrato qualcuno? Nessuno, che io sappia almeno. Questo mandato chiede il prospetto delle telefonate fatte dalla pensione quando c'era lui. Oh, no, 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 è inutile. Lui non ha mai usato il mio telefono. La cosa mi sembrava un po' strana. Ha sempre usato la cabina telefonica all'angolo. La cabina telefonica? Mm-hmm. Grazie, signora Evans. È stato un piacere. Il direttore dell'azienda telefonica fu anche più gentile della signora Evans. A volte la vita riserva qualche bella sorpresa. L'uomo sospetto è saltato in Calvert Alley. Sto andando verso Elizabeth. Auto 14, quell'uomo è uscito da Calvert Alley. Abbiamo perduto. Ci sono quelli dell'FBI. Me li sbatto. Parlare con loro ti conviene? Perché mi conviene, Billy Ray? Tanto siamo noi a scopare. E loro fanno quelle belle conferenze stampa che spetterebbero a te. Ecco quello che ha avvelenato. Hanno riesumato il corpo stamattina. Hai già avuto una risposta da Key West? È una mossa del tutto inutile, secondo me. Ormai sarà arrivato molto più lontano, magari in Sud America. Neanche per idea.
Io dico che sta per tornare a New Orleans. Credi? Ne sono certo. C'è un altro avvocato che deve ancora sistemare. Chi è? Lui stesso. Perché credi che mi abbia spedito il suo libro? Arrivato a Baton Rouge da Miami in aereo, avevo preso un pullman per New Orleans. Le telefonate dalla cabina di Key West erano tutte locali, salvo una che aveva il prefisso di New Orleans, la mia città. La persona chiamata era la signorina Altea Dilroy, 616 Jackson Street, nel Garden District. In quel distretto abitava Thurman Parks e non pensai che fosse una coincidenza. Volevo vedere se il numero di Altea Dilroy era nella rubrica di Thurman. Ma non c'era. Non avevo scoperto niente di nuovo. L'unica novità fu l'arrivo di Thurman con Jenny. Non ci credo che no. Mi fecero venire in mente un aneddoto su Adamo ed Eva. Adamo, esasperato, chiese a Dio perché avesse fatto Eva così bella. Perché tu possa amarla, rispose Dio. Allora perché l'hai fatta così stupida? E Dio rispose, perché lei possa amare te. Erano degni l'uno dell'altra. Elizabeth Pope. Ciao, sono io. Lo sai che se parlo con te vado in galera? Certo, lo so. Ma solo tu puoi aiutarmi. I dati che Pope mi aveva fornito dicevano che la signora Altea Dilroy era una governante vedova. Con la figlia di 10 anni viveva a Jackson Street in una casa di 2 stanze, per la quale aveva un debito di $59,000. Cosa avesse a che fare con tutta la faccenda era un mistero.
Salve ragazzi. Buonasera, come sta? Non mi lamento. E voi come va? Il tema è l'idea dominante di un'opera. È la tesi che il drammaturgo intende dimostrare attraverso la trama. C'è qualcuno che sa dirmi qual è il tema di Macbeth? Avanti. Vediamo. Laura. Per me è l'avidità che porta alla rovina. Credi che sia soltanto l'avidità, quindi? Macbeth va anche oltre. James. È un uomo ambizioso. È ambizioso, non è vero? E in che modo lo è? Volete dire spietatamente? Quindi Shakespeare voleva dimostrare che l'ambizione spietata conduce sempre all'autodistruzione. E l'ha dimostrato bene. Sicuramente il professore era impegnato per almeno un'ora. Dovevo scoprire i suoi scheletri nell'armadio. Casa d'altri di nascosto. Se esiste un metodo migliore, io non lo conoscevo. Si chiamava Arthur Corvus. Da una foto capii che aveva una moglie e una figlia che potevano rientrare da un momento all'altro. Nella stanza della figlia c'era odore di muffa. Forse la bambina era da tempo in collegio. Corvus non conosceva Thurman Parks III. Era un professore di teatro. Insegnava recitazione, storia del teatro, drammaturgia. Che aveva a che fare con Marlowe? La mia lunga esperienza di avvocato, sia pure pentito, mi diceva che tra lui e Marlowe doveva esserci un legame.
Se non ci fossero gli avvocati, ragazzo mio, non ci sarebbero più le cause. Oh. Buonanotte. Carina, carina. Poetica, poetica, poetica. Grazie, grazie, grazie. L'ambizione spietata conduce sempre all'autodistruzione. D'accordo, professore, la ringrazio. Buongiorno. Cosa è successo? Qualcuno si è introdotto in casa tua. È casa mia questa. Prego, entri. Grazie. Altea! Professore! Possibile, ti ringrazio. Stai bene, spero. Sì, grazie, non mi ha fatto del male. Mi ha salutato uscendo. Ma chi è? Lawson Russell. Scusi? Lawson Russell, l'autore di quel romanzo, Una strage di corvi. L'uomo che ha fatto fuori 5 avvocati. Non ha mai sentito parlare di lui? Sì, ho letto di quell'uomo, ma pensavo che lei fosse in errore. No, era lui, ne sono certa. Ho potuto guardarlo bene in faccia. Mi chiedo che cosa cercasse qui dentro. Vorremmo saperlo anche noi. Sono il tenente Dubose della polizia di New Orleans, squadra omicidi. Lieto di conoscerla. E francamente, professore, io ho le idee confuse come una suora che si trova in luna di miele. Venga, le mostro una cosa da questa parte. A quanto sembra, ha spaccato il vetro della porta di servizio per entrare qui dentro. Era al piano di sopra quando è arrivata la sua governante. È molto strano. È strano. Comunque, questi serial killer sono assolutamente imprevedibili. Può dare un'occhiata in giro per vedere se manca qualcosa? Sì, certo. Lo devo fare immediatamente. Professor Corvus? Sì? Ha avuto a che fare con Russell prima d'ora? Oh no, grazie al cielo. E con qualcuno che lo conosce? Ecco, credo proprio di no. Presumo che non abbia letto il suo libro Una strage di corvi. No, infatti. Allora, probabilmente si era rifugiato qui per riposarsi. È un'ipotesi plausibile. Professore, mi scusi, la sua governante, la signora Dilroy, ci ha detto che lei insegna all'università. Sì, è vero. Alla facoltà di legge, per caso? No, insegno teatro. Recitazione? Sì, anche fra tante altre cose. E la sua famiglia? Maggiore Wayne, FBI, chi dirige le operazioni? Il detective Dubose. Oh, Cristo santo, eccoli i maledetti rompiscatole. Sei tu, Dubose? No, io sono Babbo Natale. Come sei elegante. Dice Aristotele, noi facciamo ogni cosa con un occhio rivolto a qualcos'altro. In parole semplici, per capire un'azione, devi cercare il movente. Jeffrey Lowell era la prima vittima fra i 5 avvocati uccisi. Per capire se c'era qualche collegamento personale tra le vittime e l'assassino, dovevo considerare il primo omicidio, il più caotico, il più brutale. Per ricostruire il fatto, dovetti risalire indietro di 3 anni. Jeffrey Lowell difendeva un banchiere di Baton Rouge accusato di omissione di soccorso per un incidente in cui erano morte una donna e sua figlia. Le vittime si chiamavano Jean e Trudy Corvus. Lowell fece archiviare il caso appigliandosi ad un cavillo legale. Il poliziotto incaricato dell'arresto del banchiere aveva omesso di informarlo sui suoi diritti. Così il banchiere fu liberato e nacque un serial killer.
cominciato male la tua carriera. Devi contestare l'evidenza. Arroganza da principe del foro, dove è andata a finire? Perché non provi a farmi un sorriso? Accidenti, mi hai davvero sorpreso. Sei riuscito a mettermi seriamente in difficoltà, Lawson. Ma del resto tu hai sempre dimostrato di essere imprevedibile, non è vero? Ad esempio, quella sera nel tuo studio, quando hai chiamato il giudice Benning per ritirarti dalla difesa nel caso Parks, devo dire che sei riuscito a stupirmi. Sì, a folgorarmi. Al punto di farmi cambiare idea e convincermi che non dovevo ucciderti. Allora nella tua lista c'ero anch'io. Certo. Ma poi, vedi, ho voluto metterti alla prova come aveva fatto il signore con Giobbe. Il libro, vero? Esattamente. A proposito, ho apprezzato molto l'idea di ispirarti a Faust. Grazie. Secondo me hai fatto un vero capolavoro. E giustamente hai voluto dividerlo con qualcuno. Era una storia che meritava di essere raccontata al mondo. Mi dispiace che tu abbia perduto la famiglia. Per te deve essere stata dura. Non puoi nemmeno immaginare cosa ho provato nel momento in cui l'uomo che aveva ucciso mia moglie e mia figlia veniva liberato. E pensare che leggevo nei suoi occhi chiaramente l'ombra del rimorso per quello che aveva fatto. Ma il suo avvocato aveva un sorriso soddisfatto. E io batteva una mano sulla spalla. È stato in quel momento, Lawson, che qualcosa è scattato in me. Ero pieno di rabbia, ma cercavo di scacciare il pensiero della vendetta dalla mia mente. Pronto a porgere l'altra guancia. La vendetta è solo mia, ci ha detto il signore. Ma non ce l'ho fatta ad aspettare. Quell'avvocato non stava servendo la legge. La stava usando per i suoi interessi. La agitava minacciosamente, come un martello, per proteggere i privilegiati della società. Era proprio come sei tu, Lawson. A te non interessava la giustizia. Tu volevi solo vincere, per soddisfare il tuo meschino narcisismo. E infatti per un piccolo libro, per una manciata di soldi, hai sacrificato quello che rimaneva della tua coscienza. Per gonfiare le tue tasche, hai soffocato la giustizia. Ho capito che tante vite straziate gridano vendetta. E voglio ora quella maledetta giustizia che mi è stata finora rifiutata! Alzati avanti. Alzati, ho detto. Dai, vedi. Non perdere tempo. Mi dispiace di doverti uccidere solo per averti scoperto in casa mia. Ricordati che hai venduto l'anima al diavolo, Lawson Russell.
E ora il diavolo è qui per riscuotere il suo credito. Possa il Signore avere pietà della tua povera anima. Metta giù la pistola, professore. La metta giù. Devo ucciderlo. Sul suo tappeto? Ormai è tutto finito. Giù la pistola. La lasci cadere. Vada indietro. Un passo indietro. La ringrazio. Non c'è di che, si figuri. Mandatemi subito qualcuno. 1741 Colosseum. Come le ho già detto, signor Russell, nel mio lavoro, questo è il momento che mi piace di più. Sei pazzo! No. No. Non sono stato io a ucciderlo. L'hai ucciso tu. E prima di morire lui ti ha ucciso con quella. Mi resi conto di avere in mano la pistola che aveva ucciso Dubois. Era mia, c'erano le mie impronte. E per la polizia che stava arrivando, ero un latitante ricercato. La tua parola contro la mia, non è così? Rispondimi! Oh, certo, esattamente. C'è la parola di un insegnante diacono della chiesa contro quella di un avvocato radiato dall'albo. Dio mio, è evidente che sei proprio nei guai. Al tuo posto fuggirei lontano. Aveva ragione. Sicuramente mi avrebbero inchiodato per quel delitto. E Corvus se la sarebbe cavata. Certo, io non sono innocente. Ma tu sei colpevole. Adesso ti spiego quello che faremo. D'accordo. Il libro andava a gonfie vele e grazie ai diritti di autore era un miliardario. La giuria ha un verdetto da esprimere? Sì, lo abbiamo, vostro onore.
Elizabeth era riuscita a procurarmi i migliori penalisti del paese. Ma purtroppo il mio vecchio amico, il giudice Benning, aveva avvocato a sé il processo. L'imputato si alza in piedi. Si dia lettura del verdetto. Qualunque fosse il verdetto della giuria, ero pronto ad accettarlo. Questa giuria ritiene l'imputato Lawson Russell non colpevole. Sono sempre convinto. Nella spietata logica della società, i più forti inevitabilmente calpestano i più deboli. Ma di tanto in tanto si apre uno spiraglio alla giustizia. Non aspettiamoci niente di più.